Italia Football Club. Un menù tipico non può che partire dai salumi, il salame, il prosciutto, la coppa e le pancette. A volte ci sono anche salumi che vengono dalla zona più bassa della provincia di Parma, come il culatello e la spalla. A fianco di questi i primi, con tutte le paste ripiene o le lasagne, paste secche come le tagliatelle, i tagliolini, quindi fatti con sughi di funghi, quasi sempre in stagione, oppure anche di selvaggina. Seguono poi i secondi, quasi sempre a base di carne o di pesce, in particolare la trota della Valtaro. E anche qua nei secondi molto importanti le selvaggine, quindi sia da pelo che da piuma, molto maiale, chiaramente essendo la tradizione emiliana concentrata su questa carne. Qui in montagna ultimamente sono ricomparse mandrie al pascolo, soprattutto nelle zone del Passo Cento Croci, quindi anche la carne bovina sta riprendendo un ruolo molto importante. Il formaggio è una delle altre pietre miliari della nostra tradizione enogastronomica, in particolare il formaggio parmigiano, però ultimamente una serie di produttori stanno riscoprendo il latte di capra e di pecora e quindi in questo caso le ricotte di capra e di pecora e le formaggi stagionate.